uno strumento fondamentale e rivoluzionario nella diagnosi e cura del paziente oncologico al San Donato di Arezzo. Un sequenziatore del DNA andrà infatti a rafforzare le attività del laboratorio di analisi grazie ad una donazione del Calcit con un investimento di circa 150.000 euro. Tecnologia sicuramente all'avanguardia. San Donato e tutta la città d'Arezzo ha una vocazione oncologica che la direzione sta tentando di migliorare e potenziare. Le malattie oncologiche sono una delle principali cause di morte, quindi è essenziale che la città di Arezzo confermi il suo ruolo di leadership in questo campo. Il nostro obiettivo è quello sempre di mettere un tassello in più nell'appropriatezza delle cure per dare appunto ai malati la miglior cura, in questo caso personalizzate, che possono avere. Il sequenziatore serve ad esplorare più in profondità l'assetto molecolare della malattia, migliorando così diagnosi e personalizzando la terapia del paziente. Possiamo dire che la sinergia tra pubblico e associazionismo è vincente, perché abbiamo creato qualcosa davvero che mette al centro il paziente per seguirlo durante la malattia, durante la terapia, in modo più specifico e più adeguato, anche ottimizzando la terapia finalizzata al successo di questa. Con questo strumento potranno essere visti e studiati decine di geni diversi. Questo chiaramente da una parte offre delle opportunità molto elevate, perché appunto la terapia oncologica ormai oggigiorno è basata proprio sulle risposte in relazione a delle varianti geniche, e questo migliora la risposta terapeutica del paziente. Ma al tempo stesso ci dà anche una mole di dati molto ampia, che è sulla prognosi, cioè sull'andamento della malattia su quel paziente specifico. Quindi sono per definizione delle macchine di medicina personalizzata. Grazie a questo strumento inoltre saranno possibili due nuove attività in laboratorio, la biopsia liquida e diagnosticare le malattie tumorali. Questo ha un impatto importante nel percorso assistenziale dei pazienti che già sono, come dire, appesantiti dalle patologie che hanno in essere. L'attività del nuovo strumento prenderà avvio a febbraio e le indagini saranno attivate con i tempi adeguati a garantire, secondo un iter di standardizzazione, la migliore qualità dei risultati.